si chiama Megan Royal. A 33 anni di età è una giovane donna la quale ha deciso di fare delle terapie molto dolorose e congelare gli ovuli per colpa di una diagnosi errata. Questa diagnosi è stata realizzata da parte di due ospedali diversi. Lo sbaglio è stato però scoperto troppo tardi, quando Megan aveva già subito dei trattamenti troppo forti per lei stessa. La donna infatti ha ricevuto un risarcimento che andrà a compensare una parte, diciamo così, delle sofferenze che purtroppo ha subito per colpa del devastante errore. Infatti, pensate che i medici le hanno sbagliato la diagnosi. Infatti, le avevano diagnosticato per errore un tumore. Di conseguenza, pensava di dover morire, di non dover essere più presente su questo pianeta, forse per qualche annetto, o meglio dopo qualche anno. Così ha deciso di fare delle cure estenuanti, delle cure forti, brutali, devastanti. Ok? Quindi ha trascorso 2 anni pensando di avere il cancro, il tumore, ma adesso ha saputo che non ne ha mai avuto uno. Nel 2019 si è recata al Chelsea Westminster per un sospetto neo e quindi dopo una radiobiopsia i medici gli hanno detto che era un melanoma. Ha fatto l'operazione, la scoperta del errore medico era troppo tardi, il risarcimento del danno. Infatti ha ricevuto un risarcimento da parte dei due ospedali, va bene, per quello che purtroppo è successo, bara accaduto. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi utente di YouTube. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.